Ciao ragazze e ciao ragazzi, nuovo video su un argomento che piace a tutte noi donne, ovvero la pancia, che tutte quante vorremmo piatta. E quindi con questo video vi voglio dare dei consigli per avere appunto la pancia piatta, per prepararci alla prova costume per l'estate. Vi invito anche a guardare il video sul mio secondo canale che ho caricato proprio pochi giorni fa, dove voglio parlare di come drenare il nostro corpo e quindi essere bella in forma al mare e con una bella pancia piatta per tutte le donne, non solo la pancia, ma questi consigli sono validi anche per eliminare liquidi in eccesso, qualche chiletto, un po' di ritenzione idrica, la cellulite. Sappiamo tutti gli inestetismi che ci affliggono. Queste tre semplici regolette ho racchiuso, sono veramente molto facili e le potete fare tutti. La prima semplice regola è quella fondamentale: dovete bere l'acqua, elimina l'acqua, è importantissimo bere tantissima acqua, ma proprio tanta, proprio tanta. Dovete camminare sempre con la bottiglia d'acqua. Infatti mia sorella mi sputa e dice: sei una drogata di acqua, perché io bevo sempre acqua, soprattutto se vi allenate in palestra. Bevete l'acqua, vi fa eliminare liquidi in eccesso, vi permette proprio di dimagrire, fra virgolette, di mantenere la pancia piatta. A questo proposito, anche le tisane, i tè, le tisane vanno benissimo, sono veramente veramente ottimi. In particolare mi sta piacendo tantissimo questo qua, l'ho appena preparato, infatti vi metto le immagini di come l'ho preparato, è semplicissimo, della marca Fittea, è praticamente un tè veramente fantastico perché è un mix di tante erbe che sono ottime appunto per drenare e depurare il corpo. Penso che si pronunci Fit Tea, però comunque il sito, cioè se volete andare sul sito, si chiama Fittea, proprio scritto così, Fittea con due t.it, e là si possono comprare queste cose. Comunque si pronuncia Fit Tea ed è buonissimo, praticamente è un tè completamente naturale, quindi ecco perché ve ne sto parlando. È un mix semplicemente di tantissime erbe naturali, appunto come il tè verde, che sappiamo che vuoi tu, no, perché è profumatissimo, quindi lei quando lo faccio praticamente viene vicino perché lo vorrebbe bere, che è veramente molto invitante il profumo. Quindi anche questo molto spesso invece puzzano tipo di fango, di terra, invece questo è buonissimo. Contiene tè verde, che è ottimo proprio per depurare il corpo. Sappiamo che il tè verde è anche comunque proprio snellente, antiossidante. Citronella, zenzero, dente di limone, buccia di limone, di gelsomino, pietra di ginseng, ananas, mela, comunque tantissime erbe che hanno proprietà drenanti, detossificanti per il corpo, quindi aiutano a mantenere il metabolismo attivo e quindi anche a eliminare liquidi, quindi a perdere peso, a stare in forma. Ma non solo, perché queste erbe fanno benissimo anche per la pelle e per i capelli, cioè aiutano a mantenere la pelle pulita, eliminare tutte le tossine, la pelle pulita, giovane, anche i capelli. Quindi e poi è buono, cosa importante, si prepara in pochissimo tempo. Quando lo comprate vi danno sia il contenitore di vetro e sia questa bustina di tè. Poi una volta finito questo potete utilizzarlo anche per farci, non so, la camomilla, quello che volete voi, perché è veramente figo ed è buonissimo. Ha un profumo, già la busta, come l'aprite, ha un profumo tipo di frutta, di limone, veramente buono. E poi anche il sapore è buonissimo. È veramente buono, cioè proprio piacevole da bere, sembra una bevanda. E poi è non zuccherato, è completamente naturale, senza zucchero, ma è dolce ed è buono. Io vi consiglio di berlo tiepido, ma anche freddo, se vi piace freddo, adesso andando incontro all'estate. Poi sul sito fitti.it potete utilizzare il mio sconto Callita10, quindi inserite questo codice sconto Callita10, avete uno sconto del 10%. Lo preparo la mattina e me lo sorseggio. È buonissimo veramente. E ve lo potete portare anche dietro. Secondo trucchetto importantissimo per la pancia piatta è quello ovviamente di fare un po' di attività fisica. Non dico che dovete sudare, quindi ammazzarvi di palestra, però un minimo di esercizi cardio, di attività cardio, quindi ad esempio un po' di corsa, un po' di camminata veloce, un po' di ciclette, tutte queste cose che muovono i liquidi nel vostro corpo e vi aiutano ad eliminare i liquidi in eccesso e a mantenervi in forma. Anche un po' di addominali, un po' di serie di addominali anche vanno benissimo. Semplice programmino di attività fisica, casomai vi lascio il link nel box informazioni, guardatelo perché è veramente ottimo e in pochi minuti si ottengono dei risultati
risultati fantastici. Un'altra cosa che vi consiglio, parlando sempre di attività fisica, anche il Pilates è ottimo, perché il Pilates è una disciplina che non è molto, insomma, stancante, non sudate tantissimo, non dovete alzare i pesi, è molto molto piacevole e rilassante, però vi fa tenere durante tutti i minuti della lezione l'addome contratto, quindi è molto molto utile per mantenere il ventre piatto. Il Pilates io lo adoro, faccio Pilates 2 volte alla settimana ed è veramente fantastico per, appunto, la pancia piatta, per stare in forma. Il terzo trucchetto che vi voglio dare, che anche tu i trucchetti per la pancia piatta, niente, lei è attirata dal tè perché ha un sapore e un profumo fantastico. Mangiare sano, lasciate perdere tutte le diete che vi dicono di eliminare adesso tutto in estate. Cosa ve lo dico a fare? Eliminare tutti i carboidrati, eliminare tutto, di cosa ci cibiamo? No, assolutamente no. Quello che dovete limitare, neanche eliminare del tutto, sono i carboidrati, quelli là raffinati, ad esempio lo zucchero bianco, sostituitelo con lo zucchero integrale, con dolcificanti tipo la truvia, lo sciroppo d'agave, la pasta bianca, preferite quella integrale, mangiate anche un po' di riso, mangiate anche la quinoa, queste cose qua, insomma, i cibi molto ricchi di zuccheri, quindi anche ad esempio i gelati, molto grassi, le fritture, il burro, queste cose qua, e anche i cibi molto ricchi di lievito, ad esempio, anche il lievito gonfia molto la pancia, quindi io vi dico di comunque di mantenere un'alimentazione sana, molto variegata, mangiate il pesce, mangiate un po' di pasta, a pranzo ci sta bene, magari, ecco, se volete perdere chili, che proprio però avete un po' di chili in eccesso, un paio di persone già magre, insomma, la sera potete evitare ad esempio la pasta, il riso e il pane, evitate, magari sostituite con delle gallette di riso che sono molto più leggere e non gonfiano la pancia. La pasta la mangerete a pranzo, preferibilmente integrale, con condimenti non troppo grassi. Ad esempio sul mio secondo canale vi ho parlato di 2 ricette, ultimamente vi ho fatto la carbonara light, andatela a vedere, perché non è vero che la pasta fa ingrassare, basta farla nel modo giusto. E vi ho fatto anche un'altra pasta, degli spaghetti vegan, che sono buonissimi, che non fanno ingrassare e vi fanno stare in forma, così mangiate la pasta senza sentirvi in colpa. Quindi questo è tutto, ragazze, io spero tanto che questo video vi abbia fatto piacere, vi abbia dato un po' di sprint e di voglia di tenervi in forma in tutta tranquillità e serenità. Vi invito a mettermi un pollice in su se vi è piaciuto questo video, lasciatemi nei commenti voi se seguite questi consigli, cosa fate voi per stare in forma e prepararvi alla prova costume. Vi mando un bacio grandissimo, ciao.